Eccomi qui, ho aperto un nuovo file di Blender nella versione 4.0 e creato una velocissima simulazione di liquidi. Non entro nel dettaglio su come si fa, è davvero una cosa semplice. Basta inserire un oggetto qualsiasi, io ho inserito una sfera, e cliccare su Object, Quick Effect, Quick Liquid. Dopodiché compare sia il dominio che tutto il resto. Comunque, per sapere come si fanno le simulazioni di liquidi, consiglio di iscrivervi al mio corso sul sito dell'Associazione Blender Italia. Voglio spiegarvi oggi qual è il mio cruccio nella simulazione di liquidi, non perché io non sia capace di farlo, come ho spiegato nell'introduzione, ma quello che mi pesa in Blender è la risoluzione del liquido, nel senso che per fare una simulazione ci vuole davvero pochissimo tempo, pochissimi minuti. Ma in Blender c'è una difficoltà non da poco, che è quella di riuscire a far sì che il liquido sembri reale, quindi abbastanza smooth, abbastanza fluido, morbido e così via. In questo caso io ho scelto un materiale di tipo latte. Per quanto riguarda il liquid particle o la simulazione dei liquidi in Blender, il problema sta tutto in Resolution Division. Se clicco su Liquid Domain, compare qui subito sotto Domain Type Liquid, giustamente, Resolution Division 32. La Resolution Division è la risoluzione del liquido. Più è basso, più sembrerà low poly, squadrato, poco fluido e poco liquido, giustamente. Per riuscire a creare un liquido adatto, non so, ad una campagna pubblicitaria o ad un video che sembri davvero reale, questa risoluzione va aumentata. E non di poco. Ma qual è il problema? Mi rallenta Blender. Più aumento la Resolution Division, più Blender deve fare dei calcoli e non ce la fa. Non perché io abbia un computer che è poco potente, ho una buona scheda grafica e un buon computer. Penso proprio che sia una incapacità di Blender, a meno che quando vediamo quei video di pubblicità sui liquidi, se utilizzano Blender, hanno davvero, non so, delle schede grafiche pazzesche o più computer che possono fare dei rendering. Io parlo per una situazione normale. Vedete? Si vede che è squadrato, si vede che è low poly, non va bene. Per una simulazione come quella che voglio io, quindi va aumentata questa Resolution Division. Ora è impostata su 32 e abbiamo questo tipo di effetto. Può andare bene per un video semplice dove il liquido non deve essere iper realistico, è davvero troppo finto per i miei gusti. Ora andiamo avanti ad aumentare questa Resolution Division e vediamo come viene. Ora facciamo una prova. Tutte le volte che andate a modificare un parametro dovete tornare indietro con l'animazione. Provo una Resolution a 20, ecco, proprio basilare direi, il minimo indispensabile. Questo è un Resolution Division a 20, è così che compare nel render. Torniamo indietro e aumentiamo a 30. Vediamo già che migliora la grana del liquido, ma è sempre molto low poly, niente di quello che potrei volere. Proseguiamo, torno indietro, vado ad aumentarlo a 40. Vediamo che succede. Dovrebbe essere un po' più denso. Ancora non sta rallentando di molto, anche perché la sfera è davvero proprio piccola. Ho inserito una UV sphere e rimpicciolita di molto. Vediamo comunque che la discesa del liquido rallenta, ma ancora molto grumoso. Non è certo un effetto ottimale per il latte. Sembra stato shakerato e anche male. Vado ad aumentarlo a 50, vediamo che succede. Non ci siamo ancora, però già vedo che migliora un pochino. C'è anche un altro fattore che noi possiamo andare a ritoccare per avere un liquido un po' più smooth, che è questo sotto mesh smoothing positive. Adesso è impostato a 1. Si può aumentare per avere il liquido un po' più smooth senza dover eccessivamente andare a pompare Resolution Division, però anche questo è un fattore che rallenta. Lo imposto su 3. Torno indietro nella mia timeline e faccio partire per vediamo che succede. È un po' più smooth, sì, ha rallentato un pochino, comincio a sentire che Blender sta facendo i suoi calcoli. Provo a 60 e già 60 comincia a essere tanto, scende lentamente.
Niente, è ancora molto low poly, vediamolo wireframe. Ora provo a cominciare a fargli fare un po' più di calcoli. Aumento questo smoothing positive a 5 e vediamo che succede. È un effetto molto artificiale, non va bene. Vedete come nella timeline scorre ma lentamente, proprio perché deve fare più calcoli. Proseguiamo, aumento a Resolution Division 70. Questo fattore non può essere modificato inserendo una subdivision surface sulla sfera del liquido, non funziona così. In questo caso di simulazione bisogna proprio giocare su questi due fattori. Voglio aumentare lo smoothing positive a 8 con una resolution a 70. Ma noi vogliamo esagerare oggi, almeno io, quindi proseguo e imposto un Resolution Division a 80. Vediamo cosa succede. Con un Smoothing Positive a 8. Già così di per sé non è male, comincio a vedere un certo miglioramento, però ho dovuto pomparlo un pochino. Ora voglio esagerare, lo faccio scendere un attimo, aumento Resolution Division a 100. Così potrebbe essere uno splash abbastanza buono, ma non della qualità che voglio io. Non so cosa ne pensate voi sulla qualità del liquido. Sinceramente, a me non soddisfa ancora molto. Non è naturale, non è un buon liquido. Ora, sempre con una Resolution Division a 100, voglio provare un Smoothing Positive a 12. Per carità, meglio, molto più fluido, decisamente. Già comincia a darmi una certa soddisfazione, ma io sono una perfezionista e la mia soddisfazione non è ancora del tutto al 100%. Voglio pompare un po' i dati, tanto che ci sono. Aumento lo smoothing a 24, rimanendo sempre con per il momento una resolution a 100. Vediamo. Questo come si vede in Cycle e questo come si vede in Eve. Già così comunque mi sembra abbastanza buona la simulazione. Non so voi, ma a me non piace. Così assolutamente non piace. Allora, a questo punto ho un Liquid Domain con una risoluzione a 100 e uno Smoothing a 24. Andiamo ad aumentare un po' i valori. A questo punto voglio esagerare, comincio a fare un
150 di resolution division, incrocio le dita con un smoothing a 24. Vediamo quanto tempo ci mette a calcolare 80 frame, anzi in questo caso faccio 50. Play. Non vi dico quanto ci ha messo per calcolare 50 frame, ma questo è il risultato. Comincia a essere un po' più decente. Voglio esagerare. Già con 150 davvero buona la resolution division, nel senso che è già un valore molto alto, ma dovrebbe darmi, per quel che mi aspetto, una visione diversa del liquido. Ora voglio cambiare anche altri parametri. Lascio a 150 come resolution division, aumento smoothing a 30 e diminuisco con cavity upper. Proviamo a 1. Vediamo che aspetto ha il latte. Ecco, questo è un fattore che potete decidere di modificare se dovete fare un liquido, non so, denso, poroso come il fango. Però io lo voglio liquido come il latte, quindi adesso vado ad aumentarlo, lo metto a 5, smoothing a 30 e voglio veramente esagerare, faccio un salvataggio. Non so come reagirà Blender, ma porto Resolution Division a 200. Incrociamo le dita. Vediamo, 50 frame, via. Dopo ve lo metto accelerato perché... Niente, non vi dico quanto ci ha messo per calcolare questi 50 frame, una vita. Io ve lo faccio vedere accelerato perché altrimenti questo caso studio dura 3 ore e non magari solo una mezz'oretta. Allora, la qualità del liquido ci può stare. Abbiamo una resolution divisions a 200, abbiamo un concavity upper a 5000 e abbiamo uno smoothing a 30. Ci mette una vita, decisamente una vita. Però forse qua cominciamo ad avere un effetto del liquido più di qualità rispetto a prima. In poche parole, per ottenere una qualità del liquido in Blender come voglio io, e io sono una perfezionista, non dico che dovete fare tutti come me, dovete giocare con questi tre valori: concavity upper, resolution division e smoothing positive. Ovviamente sono tutti dati che tutte le volte che andate ad aumentare vanno a rallentare, questo lo spiego anche nel corso, ma devo dire che purtroppo in Blender la qualità del liquido, per ottenere una qualità iperrealistica, e io parlo di quello, non di una qualità che può andare bene per un video esplicativo o per anche un video divertente. Per ottenere una qualità iperrealistica in Blender bisogna aumentare questi fattori. A questo punto posso cominciare ad avere un liquido che ha una buona consistenza e per un video potrebbe andare bene. E davvero dovrei perdere tantissimo, tantissimo tempo. Oltre ad andare a giocare sugli altri fattori, ovviamente, anche come il particle radius. Questo dato potrebbe essere diminuito, ma va anche a modificare tantissimo la qualità del liquido, nel senso che se io diminuisco il raggio di ogni particella, adesso ad esempio non so neanche se riesco a farglielo fare, mi va in crash tutto quanto. Quindi sì, ma vedete che io sto cercando di fare qualcosa a video, ho modificato un dato, ma adesso sta andando in crash. Niente, cosa devo dirvi? Non voglio bocciare del tutto
questo effetto fisico in Blender, per carità, ha le sue, ai suoi lati positivi, però per riuscire ad ottenere un effetto del liquido iperrealistico, che potrebbe andare bene per una campagna pubblicitaria o per un render anche di tipo pubblicitario per un prodotto, acqua, latte o qualsiasi altra cosa, o avete una potenza fortissima nel computer che con questi parametri 50 frame ci mette meno di 3 ore per dirvi, e non crescia, però da quello che ho potuto capire io e sentire anche dalle persone che mi hanno detto, Blender per le simulazioni dei liquidi non è tanto adatto. Per il resto funziona. Adesso questa è la qualità visiva del liquido avendo abbassato il particle radius. Per questo caso studio è tutto, io spero di poterne fare degli altri e spero in futuro di poter realizzare un video con dei liquidi che mi dia una certa soddisfazione, perlomeno una soddisfazione come quella che voglio io, un liquido iperrealistico in Blender.